Allora, Remax Intermedia, sono le, adesso ve lo dico, un attimo solo, sono le 6 in punto, giornata pazzesca anche oggi che abbiamo fatto milioni di cose. Vedete alle mie spalle che c'è Nicola e Alberto con il tripiede e no, la telecamera e tutto, perché stiamo facendo i video, chiaramente sono i video che vedrete nei prossimi giorni. E niente, adesso Nicola ha scelto un bellissimo tema che è quello del prezzo. Dai una qualche anticipazione. Allora, dai. Ciao ragazzi, intanto volevo salutarvi, sono a Castiglione Stiviere, oggi sono in trasferta da Peschiera di Genzano, ultimamente mi vedete sempre in giro. Oggi sono alla Casa Madre, la Casa Madre è un ufficio di 400 metri quadri con quasi 22 consulenti, giusto per capire. Detto questo, volevo parlarvi dell'importanza di centrare il giusto prezzo nella vendita dell'immobile. Ho fatto un esempio prima con dei colleghi. Avete mai comprato su Amazon? Immagino di sì, ho detto Amazon perché non voglio fare la marchetta, per carità. Però avete mai comprato su Amazon? Voi cercate, non so, un fermacarte. Il fermacarte ce ne verranno fuori qualche milione. Adesso non voglio dire che il vostro appartamento è uguale a altri milioni di appartamenti, però sicuramente nella zona 3-4 appartamenti simili uguali al vostro ci potrebbero essere. Secondo voi, a parità di prezzo, a parità di qualità e a parità di bellezza del vostro immobile o del vostro fermacarte in questo caso, la gente quale andrà a comprare? O quale andrà a scegliere di vedere o di telefonare? Fondamentalmente il mercato immobiliare funziona così. Noi abbiamo un prodotto che dobbiamo decidere di mettere sul mercato. Dobbiamo togliere tutto l'affetto, tutto quello che abbiamo dietro all'immobile, l'appartamento, quindi la famiglia, tutto quanto, che io so che è difficile, e metterlo sul mercato come se fosse un fermacarte. E vedrete che dopo, quando il prezzo sarà centrato e avremo confidenza, adesso vedete che qua i telefoni sono perché stiamo lavorando in realtà, avremo confidenza, siamo operativi, operativi. Quando il prezzo sarà centrato, il fatto di vendere l'immobile sarà una cosa velocissima e non sarà dire potevo venderlo a 2-3 mila euro in più, 5-10 mila. Stiamo parlando del nulla, stiamo parlando del fermacarte che deve essere venduto al giusto prezzo nel miglior tempo possibile. Sì, anche perché poi ci raccontiamo, no? Che facciamo tutte le attività, facciamo il piano di marketing, facciamo l'open house, facciamo le cartoline, le telefonate, no? Tutto quello che si fa, no? Come metodo operativo Remax. Ma ragazzi, se il prezzo è sbagliato, se non è congruo, se non è allineato col mercato, non potremo mai riuscire a venderlo, ecco, voglio dire. Quindi primo step importantissimo, prezzo di mercato, la giusta valutazione di mercato. Esatto, è fondamentale. Noi possiamo parlare, appunto, come dicevi prima, di fare 50 open house oppure di coinvolgere, non so, con volantinaggio sponsorizzate sui social network, ma fondamentalmente la prima base è cercare di trovare il giusto prezzo. Bene, quindi a questo punto un salutone, Remax Intermedia, dal numero 1 Nicola Basso, e quindi troppo se dovete buono. Vendere casa, chiaramente chiamatelo, ok? Ciao, buona giornata, buona serata, anzi perché sono le 6 di sera, adesso andiamo a casa fra un po'. Bene, ciao. Ciao ciao!